Rose, ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi ti ho portato un semi raccolto elegante, una conciatura perfetta per questo periodo di Natale e Capodanno. E se ti piace questa tipologia di video, lascia subito il tuo like qua sotto, però lascia il tuo like qua sotto se ti piace, perché altrimenti YouTube smetterà di inviarti i miei video, perché non lasciando il like dai a YouTube l'impressione che i miei video non ti piacciono e quindi non te le manda più. Quindi lascia il tuo like qua sotto, e se è la prima volta che passa da queste parti non perdere tempo, iscriviti subito, tanto non hai niente da perdere, cioè iscriviti e basta. Per i nuovi iscritti, benvenuti, e vi ricordo che mi trovate su Instagram come Brigida Ferracini e su Facebook sono Ragazza Vanitosa. Lì su Instagram ogni tanto faccio delle votazioni, delle domande, e voi mi avete risposto che volevate un video a conciature, quindi eccolo qua. E basta chiacchiere e andiamo subito al video. Allora, iniziamo questa conciatura. Devo dirvi che sono nel mio terzo day after, quindi i capelli sono già un po'... e quindi spero che venga bene lo stesso. Come prima cosa utilizzerò un spray per umidificare un po' i capelli, definire, dare lucentezza e un po' di volume. Questo che sto utilizzando è lo spray texturizzante The Salt Water Spray del brand Young Hair. Per tutti i prodotti utilizzati troverete il link qua sotto nell'info box comunque. E dopo aver applicato lo spray le asciugo un po' i capelli, appunto per attivare il riccio. Dopodiché vengo con il diffusore senza il beccuccio e con il getto con aria fredda vicino alla radice dei capelli per attivare di più il volume. Già abbiamo ottenuto un po' di più di volume. Questo spray ha come proposta donare al capello una texture simile a quella di quando usciamo dalla spiaggia, di quando siamo in spiaggia, quindi capelli da spiaggia, per questo Salt Spray. Come vedete aiuta ad attivare il riccio e io mi trovo particolarmente bene quando lo utilizzo insieme al mio styling, quindi a capello bagnato insieme alla crema. E infatti si può utilizzarlo sia a capello bagnato che a capello asciutto. Dopodiché vengo col mio pettine afro, pettine a forchetta, e vado attivando il volume dalla radice. Come faccio? Prendo la ciocca, la posiziono proprio alla radice e la tiro delicatamente verso l'alto facendo il movimento di zig zag, esattamente così, delicatamente. Separerò un po' questa parte alta del capello, più che altro la parte del ciuffo, la metto un po' da parte e prendo due ciocche frontali, come queste che rimangono vicino alla fronte, piccole ciocche, distribuite più in verticale. Prima le separo in avanti, separo così in avanti e poi li unisco dietro alla testa, in questo modo. Vedete qui la quantità di capelli è veramente piccola. Poi vengo con un elastico e leggo questi capelli. In seguito applicherò un po' di spray fissante sul laterale dei capelli per fissare appunto questi pelletti che vanno un po' in giro. Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's all me, I don't need a boost. Bella tirata. Poi sciolgo i capelli e siamo pronti per uscire.
L'idea è fare una cascata di riccio che nasce dal ciuffo bello alto e dopodiché appunto la cascata di ricci. Quindi mi munisco qua di molettine, se avete delle forcine è ancora meglio, però io le ho perse tutte. E allora inizio a fissare i ricci, unisco alcune ciocche e faccio tipo dei piccoli giri e dopodiché li fisso puntandoli in questo modo. L'idea è un semi raccolto, quindi i capelli non possono stare molto tirati in questa parte alta. Vedete? Leggermente attorcigliati e dopodiché li fisso. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me. Se necessario vengo con un pettine a coda poi per ridistribuire i volumi, ma in questo caso non è necessario perché mi piace come è stato distribuito il volume. Allora, visto che c'è un bel po' di volume anche qua sotto, prenderò un'altra ciocca e la punterò, la fisserò qua verso l'alto. Però questa volta con una molettina. Una, ovviamente, per modo di dire, perché poi metterete quante molettine siano necessarie. Senza metterne un quintale, certo. E poi applico un altro po' di spray per fissare bene la parte alta. Me and you and our bodies. Hurry up and let's not waste no time. Questo spray è un ottimo profumo. Non ve l'avevo detto, ma questo è il Da Hair Spray, che è un spray ad alta tenuta con protezione UV ed è del brand Da Dude. Anche questo ve lascerò il link nell'info box, però se parli mentre metti lo spray non capisce nessuno. Oh madonna. La conciatura può essere pronta così. La possiamo portare sia all'indietro, che è molto carino, o anche laterale, principalmente se avete i capelli più lunghi. Una cosa che mi piace particolarmente è tirare anche i baby hair in avanti, come fanno le americane. E per questo utilizzerò la cera The Wax, anche questa è del brand Young Hair. Prendo la mia spazzola e tocco leggermente la superficie della cera per sporcare un po' le setterle. E in seguito vengo pettinando, in questo modo pettina e fissa i capelli allo stesso tempo. I capelli, i baby hair. Cera, da quello che ho capito, è più destinata ai ragazzi, ma anche noi ne possiamo trarre vantaggio da questo potere fissante in questo modo per aiutare anche a fissare i baby hair e non solo. Poi una spruzzatina generale per fissare bene tutto. E io sono pronta, o quasi pronta. Manca solo un piccolo tocco, che ovvio sono gli orecchini per completare il mio look natalizio eleganti. Io spero che vi sia piaciuto questo mini tutorial, se ti è piaciuto lascia questo like e commentate qua sotto se volete altri video di acconciatura per il Capodanno e Natale, che prima Natale poi Capodanno, una cosa alla volta dai. Fatemi sapere qua sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video, non dimenticarti di seguirmi sui social, principalmente su Instagram, @BrigidaFerracini. Un bacione, ciao!